Era una fredda notte di dicembre e il vento ululava. Ma questo è il vento, ma questo è uno zeffiro gentile. Non solo bella, disinvolta ed elegante, Elsa Martinelli sapeva essere anche ironica, lo dimostra in questo filmato ospitata da Mario Riva nel suo storico Musichiere. Nata a Grosseto, arriva a Roma con la famiglia quando ha solo 9 anni, termina gli studi alla quinta elementare, poi lavora in un negozio di cappelli. La svolta della sua vita arriva quando viene notata in una boutique di Via Frattina dallo stilista Roberto Capucci, che la lancia nell'alta moda. Nel 55 Kirk Douglas la vede sulla copertina di Life e la vuole per Il cacciatore di indiani, conquistando Hollywood a soli 20 anni. L'anno successivo vince l'Orso d'Argento al Festival di Berlino come miglior attrice grazie a Donatella di Monicelli. Che cosa avreste fatto al posto di Donatella? Recita in circa 70 film, ma tenta anche la strada della musica, incidendo un disco come cantante. Nel 71 presenta il Festival di Sanremo insieme a Carlo Giuffrè. Dopo quell'esperienza comincia a dire molti no e lascia quasi del tutto il grande schermo, ma continua ad essere presente in TV, spesso ospite di talk show o con camei nelle fiction. Dopo una lunga malattia si è spenta oggi a Roma. Aveva 82 anni. Certamente è un ricordo fantastico.